E ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo appuntamento con Supercard. Oggi signori voglio proporre una sfida direttamente a voi, a tutti voi che seguite questa serie e che mi date supporto. Voglio proporre una sfida. Sono circa 2 mesi che è uscita questa terza stagione, che è fantastica in tutti gli effetti, però manca ancora un evento, la People's Champ, che ancora non si sa se ci sarà. Tanti di voi nei commenti mi state chiedendo se so qualcosa, se ci sarà un evento simile, un evento del genere. Altri tipi di eventi, cioè reclamate tutte queste cose che sono d'accordo anch'io perché veramente è un po' noioso vedere sempre cose ripetitive, ogni settimana una ring domination, poi l'evento squadra uguale, poi una Road to Glory, sempre la stessa cosa. Sarebbe infatti più carino che ci sia magari un nuovo evento proprio nuovo, inedito, oppure anche una People Champ che ci permette davvero di vincere tanto perché sarà anche l'evento più stressante in assoluto perché devi stare lì 24 su 24 a scalare la sfida, però ti permette di vincere anche tanto. E siccome ragazzi non c'è stata ancora una People Champ, voglio creare io una People Champ dove voi siete i protagonisti. Siccome ragazzi ci sono le nuove carte nella Money in the Bank, eccolo qua le ricompense, le vediamo tutte che sono veramente buone questo giro, tanto tanto. Partiamo dall'inizio, abbiamo Sheamus Epico, Dolph Ziggler, Legendary, Shawn Michaels, Survivor, Rusty Rhodes, Dusty Roots, come l'ho capito? Dusty Roots, WrestleMania, Emma, SummerSlam, che è buona. Randy Orton, temprato, che tanti lo stanno reclamando, ci stanno facendo tante pro, l'ho già incontrate tante. Chris Jericho, Elite, e poi Braun Strowman e Charlotte, Ultimate, speciali di questo evento Money in the Bank. E sono due carte veramente potenti. Ora, Charlotte a 22.800 e Braun Strowman a 19.200, però io voglio proporre questo. Scrivete qua sotto nei commenti hashtag People Champions Challenge con il nome della superstar da voi preferita. E ogni settimana fino allo scadere del tempo, tra 34 giorni o quando avrò i contratti adatti, la superstar che la maggior parte di voi avrà votato sarà quella che mi prenderò qua in questa Money in the Bank. Quindi non sceglierò io la superstar, ma scegliete direttamente voi, ragazzi. E ogni settimana metterò un aggiornamento dei vostri voti. Secondo me è anche una cosa un po' carina da fare, una cosa innovativa su questa serie. Ditemi comunque, ragazzi, nei commenti cosa ne pensate di questa sfida. Prendo occasione anche per salutare qualcuno di voi, perdonatemi se non ne ho segnato tutti, ma siete davvero tanti. Abbiamo Boss Gamer 164, Sergio Pintilie, Simone Lovinella, Francesco Mattiani, Giuseppe Calvagna, XZeusX, Professional Gamer, Ale John, Tommaso Bresciani, che tra l'altro Tommaso Bresciani mi chiede anche come faccio il layout nei video. Che cosa ho fatto? L'immagine che vedete. Ci sono due video, una della webcam e una del gioco praticamente. Il resto è soltanto un'immagine che ho creato sul computer in un programma come Paint, potete crearlo benissimo anche voi. E in un programma di editing che uso Camtasia, uso l'immagine di sfondo con i due video praticamente e creo il tutto. Chiusa questa parentesi, ragazzi, andiamo a vedere che cosa è successo oggi perché in off-cam ho pescato due carte. La prima è una carta temprato, ovvero la carta supporto Paul Heyman che ci dà più 165 alla forza e alla resistenza all'intero mazzo. Ed è buona, peccato che è una carta temprato che ho pescato supporto. Porca puttana, potevo prendere una carta migliore. Un'altra novità è che in Ring Domination siamo arrivati alla carta di Shinsuke Nakamura, che mi avete detto, ho letto che una è Nakamura e l'Elite è Jimmy Uso, o Jimmy Uso, Jimmy Uso mi sembra. Purtroppo è una mezza pipa, però cercheremo di prenderla lo stesso. Purtroppo Nakamura l'ho preso sempre qui in Ring Domination, però SummerSlam. Cioè l'ho pescato SummerSlam mentre stavo giocando per Apollo Crew. Eccolo qui ragazzi. Uno e due, due SummerSlam nel giro di poco praticamente, perché stavo pr proprio prendendo appunto lui. Adesso gli diamo qualche carta giusto per eliminarla, perché ce n'ho 250 quasi. Prima di andare in Ring Domination voglio andare qui nella King of the Ring che abbiamo completato. Questa volta siamo arrivati in semifinale. A differenza delle volte scorse, invece dei quarti finali ci dava una sola carta WrestleMania. A questo punto ce ne dà due. In semifinale ci dà due carte WrestleMania. Spero che una delle due sia almeno una diva da farci pro. Boom, la prima. Dai. Ma non mi devi laggare così, ora mi crasha. La prima, Edge. Ok, Edge, possiamo farla pro, eh. Possiamo farla pro, però ci interessa relativamente la seconda. Ma perché? Ma perché? Mai una gioia. Hashtag mai una gioia. Goldust. Non ce l'ho Goldust. No, no. Ok, possiamo fare Edge. Possiamo pensare di fare Edge per la prossima Road to Glory. Peccato, ragazzi. Peccato davvero. Ovviamente questo video diventerà un po' più lungo del solito, quindi salterò direttamente il match e andremo direttamente nel draft board a prenderci le shard. Ed eccoci qua, signori, ci portiamo a casa una vittoria 5 a 4 per noi. E andiamoci a rompere qualche shard, speriamo di trovare qualcosa e di rompere il più possibile. Siamo a questo punto,
Abbiamo sbloccato praticamente pochissimo della carta, ragazzi. Io non so se arriverò a prendermi Jimmy Uso a questo punto, perché in 2 giorni arrivare a questi livelli manca ancora tanto tanto tanto. Io ci provo comunque, ragazzi, ci provo davvero tanto perché sto giocando anche tanto in questi giorni. Anche per il fatto perché voglio cercare in tutti i modi una diva. Una diva SummerSlam oppure Temprato. La Temprato mi è arrivata la carta supporto, quindi suppongo che non arriveranno altre nel giro di una settimana o due. Però abbiamo ancora 16 shard da rompere. Sicuramente ci arriva una carta qui. Qualcosa ci arriva. Va bene ancora il doppiatore, perché i raddoppiatori sinceramente fanno particolarmente comodo. Ora, come al solito, è l'ultima. Mi fa sprecare un sacco di shard per andare. Oh, presa. Boom, si incara. Si riparte a capo. Guarda lì, quando si riapre, boom. Sembra ci vuole ancora un'infinità. E relativamente ci vuole un'infinità a romperle tutte. Le ultime 8, 8, 8, 8. Boom! Altre 6 ancora, non troviamo ancora niente. Vediamo un po', andiamo più bassi. Qui. Proviamo un po' vicino magari a quelli che abbiamo tolto. Perché le più volte magari sono quelli che. Niente. Scherzavo, andiamo qua sopra. Ultime due, l'ultima, 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 mi sento che sia qui. Questa. Boom, niente. Ok, ce l'abbiamo fatto soltanto a trovarne una soltanto. E va bene così, ragazzi. Siccome ragazzi oggi mi sento abbastanza fortunato perché ho pescato due buone carte e sono arrivato anche in semifinale in King of the Ring, ma è successo con questo deck, voglio andare in modalità classifica a pescarmi anche qui una cinquantina di carte per vedere se davvero arriva qualcosa, perché me lo sento deve arrivare. Siamo ancora in un deck temprato e mezzo, ci vale ancora un po'. Adesso salire di livello è veramente più complicato, eh. È davvero complicato, ragazzi, dobbiamo assolutamente fare delle pro o trovare delle carte molto più forti. Mi salire Elite ci vorrà tanto per salirci. Vittoria per noi, signori. Bene. Allora, dunque, ragazzi, intanto mi state chiedendo anche come faccio a pescare ogni volta tante carte. Perché di solito il match ci dà 3, 4, 5 carte da prenderci al massimo. Io di solito. Io, ragazzi, invece vi porto sempre una cinquantina di carte da prendere. Come facciamo? Quando arriviamo qui in questa draft board, chiudete e riaprite l'applicazione. Cioè, la chiudete praticamente. Quando poi la andrete a riaprire, rifate il match, rifate tutto. Quando che tornerete sulla draft board avrete accumulato le carte prima e quelle che avete vinto nuove. E potete ripetere questa operazione fino al massimo di circa 50 carte, perché poi dopo bugga il gioco. Circa 55-56 ve le fa pescare, poi più di lì niente, bugga. Comunque andiamoci a prendere queste 48 carte e vediamo se esce davvero qualcosa di buono. È da un po' che non esce una WrestleMania. C'è stato un paio di giorni che dovevano pescare 2-3 addirittura. Carte supporto va bene, ma anche due normali. E spero davvero che arrivi qualcosa. Io, ragazzi, non so più come. Cioè, sono ripetitivo, lo so, lo ammetto. Voglio una diva, voglio una donna. Cioè, non sto chiedendo tantissimo. Non mi sembra di chiedere il mondo. Ho bisogno di una donna. Dolph Ziggler, super raro. Si riparte da K, niente da fare ancora. Là, voglio andare più veloce possibile perché me la sento. Oggi deve arrivare qualcosa. Qualcosa arriva. Secondo me qualcosa arriva. Oggi c'è in serbo per noi una sorpresa. Attenzione. 28 carte. Boom. E dai qualcosa c'è. Dai che qualcosa dietro c'è. So io che pesco male. Devo concentrarmi meglio. Sapere. Niente, lasciamo perdere. Sto a stronzate. L'ultima 20 carte, sto trovando carte rare, ma cioè carte rare e giù di lì va bene, trovo tante, per quello magari alla fine qualcosa pesco, ma cavolo. Ogni volta sto qui a pescare 50 carte insieme a voi, è successo forse un paio di volte dove ho trovato qualcosa di buono, ma neanche tanto, cioè. Neville, boom, fosse stato il Neville quello che servirebbe nell'evento. Boom, forza, ancora niente, le ultime 8 carte, attenzione, comune, forza, niente, Bo Dallas, si va avanti, le ultime 6, un tavolino. Un pisellone Booker T, un altro pisellone, anzi pisellino Kofi Kingston, Bray Wyatt, le ultime due, resistenza e un altro Kofi Kingston, l'ultima carta, una carta velocità. Niente questa volta, ragazzi, neanche questa volta. Comunque, ragazzi, abbiamo tanti match da fare qui in Ring Domination, adesso mi metterò sotto a finire questi tre. Spero di rompere il più possibile shard e trovare carte rare, quindi sbloccare la carta di Shinsu Nakamura e passare almeno entro domani pomeriggio a Jimmy Uso, ma. Ho paura. E vabbè ragazzi, direi che posso concludere qua questo video anche per oggi. Vi ricordo la sfida che vi ho lanciato sulla Money in the Bank, di scrivere qua sotto hashtag People Challenge Champion con il nome della vostra superstar o Charlotte o Braun Strowman.
E alla fine vedremo chi vincerà e io mi prenderò una di queste due carte. Sarete voi a deciderlo. Come al solito, se in questo video vi è piaciuto, vi invito a lasciare tanti like, commentare, iscrivervi al canale. Se l'ho fatto, Facebook e Instagram trovate nella descrizione. Ci vediamo al prossimo video e ciao a tutti, ragazzi!